In questo ristorante cerchiamo velocità, prova di pazienza e un istinto da chef fenomenale. Saremo pronti a risolvere il mistero che circonda il ristorante Gabbiano? Il problema è che non è oro tutto quello che luccica e questo ristorante nasconde un orribile segreto. Rullo di tamburi, perché il piatto prelibato del giorno è... un Gabbi! Questo gioco è un lavoro di finzione, potrebbe contenere morte, sangue, gore, violenza e altre cose. Nel caso censuro un po' se è troppo grave, va bene? Eccomi qua, il ristorante Gabbiano! Infatti anche il ristorante Gabbiano ha un bellissimo menù. Se hai bisogno di me mi trovi sul retro, buona fortuna. Il mio capo è un tipo molto serio e vuole le cose velocità, l'eccellenza, il capocuoco. Oh, è già arrivato il primo cliente. Ma salve, un tavolo per due, per favore. Ok, adesso ragazzi vi mostro cosa devo fare. Praticamente devo trovarglielo, ha detto per due. Questo è un tavolo per due, le metto qua. Lei e la sua amica prepotente. Ottimo, hanno già ordinato. Vediamo cosa vogliono. Prendi l'ordine. Io prendo praticamente un croccantino. E lei cosa prende? Anche lei praticamente prendono due antipasti, essenzialmente. Allora, adesso io con questo bottone mando l'ordine in cucina. Ma devo anche fare in fretta perché è già arrivato un altro cliente. Un tavolo per uno, per favore. Sì, allora si sieda qua. Perfetto, lei prende il suo ordine. Prendiamo l'ordine del tizio. Signore, voglio anche lui vuole praticamente un antipasto. È difficile dire antipasto. Comunque gli ho dato l'antipasto a uno e all'altra. Ok, grazie, grazie. Bisogna essere velocissimi. Prima ho fatto un tutorial e veramente ho dovuto imparare un sacco di informazioni. Ma sapete che io, ragazzi, prima di fare lo youtuber ho fatto il cameriere. Quindi non è roba nuova questa per me. Grazie. Ottimo. Volete ordinare di nuovo? Sì, signora, mi dica. Voglio un primo piatto. Allora lo mettiamo qua. Forse lo vorrà anche la sua amica. Non lo so. Non so niente. Non posso prevedere i clienti. Oppure sì. Anche un dessert. Voglio dire, facciamo i soldi. E questo è buono. Questo è buono. Ancora, signora, un dessert, vero? Anche lei un dessert. Hanno già mangiato? Gradite del vino? Questo viene dalle antiche annate della bottega veneta. E io sono veneziano. Un po'... sì, ragazzi, ho del sangue veneziano io, ragazzi. Quante cose che non conoscete di me. Allora, sono venuti tutti a pagare. Ecco i tuoi soldi. E la mancia? Ecco i tuoi soldi. Cavolo, abbiamo fatto un sacco di soldi. Più che altro il ristorante li ha fatto, io no. E adesso dobbiamo ripulire i tavoli. Eh sì, ragazzi, quando è finita la giornata bisogna ripulirli. Il problema è che, vedete, devo andare in cucina, buttare la roba nella spazzatura, credo. Ecco che torno a casa dopo una bella giornata di lavoro. Non è che sono ordinato, diciamo. Al lavoro sono ordinatissimo, a casa mia è disordinata male. Vabbè, non devo mangiare più cibo spazzatura. Laverò i piatti dopo, un giorno, molto lontano probabilmente. È tutto brustacchiato. Non farò mai più latte e cereali. È troppo faticoso. Insomma, viviamo in una specie di buco. Potrei guardare fuori dalla finestra, vediamo cosa c'è. Un'altra... un palazzo di fianco a me con una luce, ok. Nulla di troppo strano. Un cavallo, no, è una bici. Però io la tratto come se fosse un cavallo ogni volta che devo lavorarla. Vai, vai, più veloce. A questo punto dormiamo e andiamo al prossimo giorno. Salviamo, salviamo e poi dormiamo e finiamo la giornata. Credo di aver fatto tutto. Giorno 2, cosa vuoi prendere? Ah, posso anche vestirmi? Vabbè, clicchiamo sulla porta, iniziamo a lavorare. Nuova giornata! Scusa, sono in ritardo! Scusa? Ma sentiti, è soltanto il tuo secondo giorno e sei già... E perché sei tutto bagnato? Pensavo che correre più veloce in bici mi rendesse più asciutto una volta arrivato, ma ha peggiorato le cose. Asciugati subito, non puoi mostrarti ai clienti ridotto così. Lo sai che gli ombrelli esistono per una ragione, vero? Non ne ho uno. Ti darò il mio per il ritorno, così non risuccederà. Va bene, grazie, ma poi tu come farai? Io vivo qui. Vivi al ristorante? Il mio appartamento è di sopra. Ah, ok, ha senso. C'è qualche problema? Oh, no, è solo che non è un po' spaventoso? Voglio dire, se qualcosa succede al ristorante, poi perdi anche la casa assieme. Ah, aia! Sei abbastanza tempo per dire queste boiate, hai tempo anche per andare al lavoro. Mi ha tirato un pugno in testa con il capo violento. Ermenup!
bello sostanzioso, rinforzante. Sono qui pronto ad accogliervi, mon chéri. È il secondo giorno. Cos'è, una bambina questa? Ah no, una regina. Un tavolo per due, per favore. Prego, mi segua, sua maestà. Eccolo qua, gliel'ho trovato proprio. Ma vai con tuo nonno a mangiare? Ah, perché c'hai i soldi. Va bene, prendo un antipasto. Prendo un antipasto. Vi copiate a vicenda. L'amore nell'aria. Perfetto, vai con gli antipasti. Vai con gli antipasti. Antipacissimi. Antipasti. Ok, ho preso uno degli antipasti. Glielo do al vecchio. Grazie. Oh, abbiamo anche un nuovo cliente. Cliente caliente. Arrivo subito, messer. Un tavolo per due. Ma certo, qui sì che sappiamo come fare. Ecco, mi metto qua. E abbiamo anche il secondo antipasto. Perfetto. Il signore desidera. Voglio un primo piatto. Diamo il primo piatto al signore. Io voglio un antipasto. Un antipatico antipasto. Va bene, due antipasti, signori. Non potete prendere due ordini di fila? Velocità è il mio primo nome. Stiamo andando benissimo. Ora voi cosa volete? Io voglio un secondo. E lei cosa vuole? Un dessert. Vero intenditore. Un secondo, che arrivo col secondo. Fa anche la rima circa. Ora voi cosa volete? Un dessert. Un dessert, un secondo, un terzo, un quarto, un quinto. Ma mangiano come dei pozzi senza fondo. Ma siete dei maiali? Come fate a essere così in forma mangiando così male? Ok, lei lo voleva. Grazie. Se ne sono andati. Perfetto, fatto perfezion. Lei cosa vuole? Un dessert. Mamma mia, non cambiate mai. Arrivo alla cassa, scusi. Eccoti i soldi. Grazie. E niente, niente mancia. Però sono stato bravo e abbiamo fatto tutti gli ordini. Tornate presto, moscerini miei. Paga, eccoti i soldi. Siamo arrivati ai soldi giornalieri. Anzi, più dei soldi giornalieri. Ora, in teoria, devo ripulire. Oh no, ho la... praticamente il cestino che è pieno. Devo togliere tutta la spazzatura, andare fuori, buttare nello zoccolone duro e ho finito! Giorno 2 completato! Bacio della chef! Oh, scusatevi, sì, ovvio, ho sporcato il viso! Torniamo a casa, un'altra dura giornata di lavoro, la mia bici è tutto rotto. Qui cosa ho? Le bollette? Non vedo l'ora di suonarle queste canzoni quando lei tornerà a trovarmi. So che amerà i nuovi dischi. Magari questa volta non si addormenterà. Ho una ragazza, quindi. Andiamo a guardare fuori dalla finestra. Bah, niente, la solita... Ma questo è il ristorante? Perché lui mi ha detto che abitava al secondo piano. Forse sì. Ho qualcosa in frigo? Guardiamo in frigo? Oh, dei buoni... Ah, i piatti che ho collezionato. Perché ogni giorno devo andare avanti. Me li porto con me. Chiamala? C'è un'opzione per chiamarla. Chiamiamo la mia ragazza. Vediamo se risponde. Credo che sia occupata. Niente, non posso chiamare la mia ragazza. A questo punto torniamo a dormire e finiamo la giornata, che si riparte con una nuova. Attimo, giorno 3. Il menù, abbiamo delle salamoie piccanti con un po' di baccalà, poi un'orata di bronzo con un po' d'orzo, poi abbiamo la cannella dolce con le mandorle tostate della Val d'Aosta, e poi abbiamo un tavolo per 4. 1, 2, 3, anche più di 4. Tavolo per 4, guarda quanti! Grazie, 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 grazie. Voi continuate, ora prendo un nuovo cliente. Scusate, un tavolo per 1. Almeno è da solo questo e dovremmo stare più veloci. Dato che abbiamo un tavolo per 4, letteralmente 4 pozzi senza fondo. Grazie, un altro... Quante devo farne? Ma non arriva mai questo Gabby. Questo Gabby è lento. Eh sì, facciamo aspettare perché diamo solo la roba di qualità. È per questo. Voi non capite quanto un cameriere deve lavorare. Siete molto veloci a trarre i vostri giudizi. Ma in realtà, ragazzi, ecco l'ordine. Vorrei un croccantino di gatto. Sì, abbiamo anche quelli. Come faccio a stare in bilico? Io non lo so. Continuo a guardare i menu. Che dolci. Dolci come il dessert. Andiamo a prenderlo. Voglio un secondo. Secondo piatto. Siamo a posto, ragazzi, stiamo andando benissimo. Io voglio un extra, extra mange. In realtà, sai come lavorano in cucina? Tutti hanno un topolino sopra la testa, un ratatouille che li aiuta. Se non avessimo un ratatouille non ce la faremo. Eccoti i soldi, grazie. E così posso concentrarmi solo su di loro. Bene. Vogliamo un dessert. Oh, 4 dessert per i signori. La spazzatura è piena. Devo portare... Mi dispiace.
dispiace, ma c'era qualcosa nella spazzatura. Credo che mi sono tagliato la mano quando l'ho fatta cadere. Non so, qualcosa c'era dentro che mi ha tagliato. Te lo giuro, io non ho buttato niente, ma mi ha tagliato qualcosa. Guarda i suoi occhi. Posso pulire se vuoi, ci metto un secondo. Una sberla atomica mi ha dato. Perché? Che succede? Non devi preoccuparti di questa roba, ci penserà un altro. Lascia che io guardi la tua mano. Non puoi servire i clienti con questa. Cerca di stare più attento. Mamma mia, manco mia madre. Ok, quindi colpo di scena. Mentre volevo solamente... Però io già ho fatto tutto in realtà. Ok, prendiamo l'ultima... Ah sì, scusate ragazzi. Scusate. Eccoti i soldi. Scusate, mi ero tagliato. Sta andando benissimo. Giorno 3. Bacio della sposa. Ho preso... Ah, questi sono gli spaghetti con d'inchiostro. Che non li ho mai mangiati, ma mi piacerebbe mangiarli. Gli spaghetti al polpo. Vediamo se chiamo la mia ragazza. Proviamo a chiamarla. Io vorrei sapere dov'è la mia tipa. Dov'è il mio tesoro? Dov'è la mia bellezza? La mia Tour Eiffel? È sempre occupata. Oh, io ho paura che abbia l'amante. Controlliamo il frigo. Però, prima giornata andata con... Nella spazzatura non c'è niente. Controlliamo la finestra. Guardiamo se c'è qualcosa. Bah, sembra sempre la solita tranquilla giornata. Cos'è diventato? La finestra sul cortile? A sto punto, finiamo la giornata e andiamo avanti. Non so, ho del prurito al corpo. Premi Z per grattare. Gratta, 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 gratta. Ah, ah, è troppo! È troppo! Ah, le mie mani? Cosa succede? Ci sono dei segni di taglio. Ci sono dei coltelli su di me? No, ragazzi, no. Ok, vi risparmio il menù, va bene. Come siete permalosi, però, fatevelo dire. Accettiamo... Oh, che bella signora. Un tavolo per due. Tavolo per due, sì. Io ho paura di quello che succederà. Voglio il mio croccantino. Voglio il mio croccantino. E prendiamo il croccantino, che posso dirvi? Sentite ragazzi, io sono da solo. Io non capisco perché non abbiamo assunto più camerieri quando arrivano un sacco di persone. Io mi sto agitando. Potrebbe scivolarmi questo piatto. C'è rotto. Voi cosa volete ordinare? Cosa prendete? Allora, andiamo, preso, dato. Oh! Voglio un dessert. Occhio che ragazzi, poi i denti. E il vostro dentista si strofina le mani con tutti questi dessert. Se le strofina, ma proprio per tutti i soldi che gli regalate. Arrivo, arrivo ad alleggerirvi. Ti alleggerisco con un euro e 50 di panino alla Zeb 89. Abbiamo altri ordini. Va bene, va bene, va bene. Tranquilli, tranquilli, tranquilli. Intanto che aspettiamo l'ordine. Ma che diavolo credi di essere? Chiedo scusa, chef. Le scuse non bastano, hai capito? È peggio di Gordon Ramsay. Credi che un piatto del genere sia accettabile nella mia cucina? No, chef. E allora perché l'hai fatto? Non lo so, chef. Deve essere stato... Non lo sai? Mi deve essere passato di mente. Mi scusi, chef. Era rimasta un po' di farina vicino al forno e non volevo bruciarla e... Oh! Che cosa? Questo è Cannavacciuolo, Gordon Ramsay e Barbieri in un'unica metamorfosi cattiva! Se vuoi essere almeno un cuoco semidecente, non devi avere paura del fuoco, capito? Cuocendoci si brucia, è la regola. Se non riesci a seguire le semplici regole di sicurezza, è colpa tua. Sì, cuoco. Non riesco a sentirti. Sì, cuoco. Ho bisogno di una pausa. Torna a lavorare. Mi tratta malissimo, ma è proprio strombolo il mio capo. Ok, io non devo sbagliare. Capo, che succede? Mi puoi spiegare? Hey Vince, che cosa vuoi? Ti piace il tuo lavoro? Ho dedicato la mia intera vita a rendere questo posto un successo. Beh, per uno che dice di essere fiero proprietario del locale, io non ti ho mai visto cucinare. Ah, e te? Io voglio dire, beh, mi paga l'affitto. E allora che volevi fare prima di questo lavoro? Io non credo che tu voglia servire i tavoli per vivere. Beh, prima di venire qua io studiavo a scuola e... Ah, e che cosa studiavi? Mi prenderai in giro se te lo dico. Non devi preoccuparti. Non puoi essere più imbarazzante di quello che già sei. Vedi, il tuo modo di parlare è proprio quello che... intendevo. Mi prendi sempre in giro, mannaggia te. Va bene, adesso io che devo fare qui? Ah, sono ancora qui? Mamma mia, deve essere passata un'ora.
Stiamo aspettando più ordini. Va bene, va bene. L'ultimo. Perfetto, ecco i tuoi soldi. Grazie, 800. Woohoo! Bene, bene. La torta con la ciliegina sulla torta. È cosa più bella. Non è proprio una ciliegia, ma è quello che più ci assomiglia. Ah, fammi controllare la mia collezione di torte. Che bello. È perfetto, è perfetto. Qui c'è roba nuova. Proviamo ancora a chiamare la mia tipa. Non so se... Non mi risponde mai. Tesoro. Ah, è occupata, è occupata. Sarò anch'io occupato al nostro appuntamento. Fuori la finestra ancora non mi sembra nulla di strano. Non so neanche perché mi fa guardare. Ci sarà un motivo. Ho ancora l'incubo. Perché io non riesco. Oh no ragazzi, è paralisi del sonno. La peggiore. No, questa è proprio paralisi nel sonno, ma paralizzato nel... Vabbè, non lo so. No, è arrivata una nuova cliente. Ora siamo con tre. Siamo con tre. Oh signore. Oh signore, siamo con tre. Prendo gli ordini, vogliono tutti e quattro un coso. Signora, un tavolo per due. Sì. Vai, perfetto, grazie, aspettiamo altri ordini. Grazie, grazie. Anche voi volete un primo? L'ho già preso il vostro ordine. Oh melma. Ok, devo darglielo a loro. Un appetizer, devo darlo a loro. Ok, grazie. Quanti sono? Quanti sono? Veloci, veloci, muovetevi. Muovetevi, muovetevi, ho detto. Questo è un dessert, no, un appetizer. No! Ma che ho fate? Se ne sono andati. Devo comunque cercare di farcela. Anche se ho avuto meno clienti, non importa se ho sbagliato una volta. Può capitare, oh, non siamo perfetti. Ragazzi, devo andare di nuovo a portare la spazzatura, ma ogni volta succede qualcosa. Ogni volta che la porto. Ehi, Vince. Ehi, Ron. Santo cielo, ma stai malissimo. Hai dormito ieri sera? Ho avuto un incubo. Sì, lo posso ben dire. Hai bisogno di qualcosa? Hai un cibo preferito? No, non proprio. Ah, strano. Non ho molta scelta. Ma non è questa la risposta. Vabbè, credo limoni. Ti piace la torta ai limoni? O la tartara ai limoni? No, solo limoni. Come fai a mangiare limoni crudi? Ma non fanno schifo? Ma non saprei. Io non ho il senso del gusto. Ma hai un ristorante senza senso del gusto? Ho perso la mia abilità di sentire il gusto del cibo quando ero bambino. Oh, davvero? Ah, davvero? Ecco perché il tuo cibo non sa da niente. Devi essere un cuoco miserabile. Che c'è di sbagliato con la mia cucina? Niente, signore. Qual è il tuo cibo preferito? Devo sceglierne uno? Ah, quindi non vuoi dirlo. Va bene, va bene. Credo tutto quello che la mia ragazza vuole darmi? Questa non è una risposta. Beh, è sempre meglio che i limoni. Vabbè, lasciamo stare. Ok, strani modi di parlare. Non so se ho buttato tutto alla spazzatura, ma devo sbrigarmi. Questo era l'ultimo. Con gli omaggi della casa, signore. Ho lavorato come non so cosa. Credo che abbiamo finito con questa giornata. Abbiamo fatto? Ecco i tuoi soldi. 800, dai, abbiamo preso i 1000 euro della giornata. Ok. Perché questa volta siamo rimasti oltre l'orario d'apertura? Perché? È chiusa. Perché è chiuso? Cosa sta succedendo? C'è un rumore che viene dal freezer. Un rumore dal freezer. Qui però ci sono altre cose. Una macchina da scrivere. Un giornale. Oh, una review di questo posto. C'è tipo una review su tutte le ricette del posto. Il menù aveva ottime premesse, però non, la stessa cosa non posso dire del servizio. Lo staff che era al mio tavolo è stato estremamente scortese, solo perché non ce l'ho fatta una volta. Anche se è stato solo un incidente di una volta, beh, io sono abituato al ristorante Le Gaules de Saturne. La gola de Saturne, si mangia bene. Insomma, non è tra tutta sta gran cosa. Sembra che Vince abbia cancellato tutta la roba che parla del cameriere. Un bidone da spazzatura, eh? Che cosa c'è? Eh? Una foto? Lui con una ragazza? Una lettera d'amore buttata via, con delle note. Tutte firmate con una M. Non le leggerò, per pietà di lui. Non so, ma dov'è sto rumore? Dov'è? Da dove viene? È stato il mio capo o sono stato io? Aspetta, ma non sono andato a controllare.
perché la giornata è finita. No, devo andare a controllare. Siccome non ho controllato, ora mi becco un altro finale probabilmente. Per fortuna ho fatto un salvataggio, quindi potremo tornare, ma dovevo controllare il freezer. Purtroppo non ho fatto tempo, non sapevo che avevo del tempo per controllare. Oh signore. Dovremmo vedere, c'era qualcosa nel freezer ma non ho fatto tempo a controllare. Questa volta ci sarà qualcosa alla finestra? Nulla, nada, zero. Però c'è una persona indietro. L'avevo notata. Qualcuno mi sta guardando fuori dal palazzo, magari è il mio capo? Tesoro, mi rispondi ogni tanto? Io ogni giorno ci provo, ogni giorno. È occupata. Perché non risponde? Vedrete, adesso si fa più dark secondo me. C'è sta roba del sogno. Dove sono? Perché non riesco a vedere niente? Premi. Devo premere cosa? No! Ma non me l'aspettavo di dover premere la freccia. Cosa intende con la freccia? Forse era un altro finale? Giorno 6! Secondo me questa volta arriveranno clienti a fiumi. Io non ho le gambe. Vabbè che ho i pattini. Salve! È la mia maestra delle elementari. Almeno ci assomiglia. Un tavolo per due. Va bene. Mi preparo già a prendere gli ordini perché... ragazzi, comandate voi qua. Prendiamo due ordini proprio così. Sicuramente arriverà un altro cliente tipo entro 5 secondi. È arrivato. Lo sapevo che arrivavano. Lo sapevo. Allora andiamo subito a prenderla. Guarda che bella. Un tavolo per una persona. Sì, sì, sì. Voglio un secondo piatto. Mi metto qui. Prendo un secondo piatto anch'io. Ok, prendiamo i due secondi. Aspettiamo di prendere l'ordine. Due secondi, signori, che le signore hanno ordinato e devo finire con loro. Prendiamo intanto il tuo ordine. Voglio un piatto principale. No, stanno arrivando troppi però. Stanno arrivando troppi. Sto impazzendo. Allora, cosa vorrete ordinare? Un appetizer, ok. Appetizer dovremmo esserci. Ok. Ve li faccio tutti. Due secondi, eh. Due secondi che la cucina è piena. È piena e anche io sono pieno di voglia di morire. Ok. Dovremmo farcela. Ok, vi prendo. Un tavolo per due, sì. No, ma sono arrivato! Signora! Glielo porto... Ma signora! Portiamo giù la spazzatura? Ripuliamo questi piatti? Ho preso tutto, sì, un dessert. Li buttiamo subito a lavorare. Guarda come lavorano. Prendi la spazzatura. Esci, butta la spazzatura. Qua c'è qualcosa? È un telefono questo? Non lo so. C'era qualcosa di strano. C'era qualcosa di strano. Dessert ce l'abbiamo. Monsieur. E ora l'ultima tizia. Non arrabbiatevi. Magico Gabby, che comunque riesce ad arrivare a fine giornata con i soldi giusti. Yes sir. Giorno 6 completato. Ho preso la bellissima torta al limone. A lui piacevano i limoni, giusto? Poteva aprire una bancherella di limoni invece di fare un ristorante. Guardiamo la finestra. Non c'è più il signore. Non mi sembra di vedere cose strane. Dormiamo ragazzi, dormiamo e incubiamoci. Incubiamoci nell'incubo. Oh, sono in un piatto? Mi stanno inforchettando! È lui! Il mio capo ha qualcosa. Oh mamma, secondo me è un serial killer. È sempre stato strano. Forse i piatti che cucina. Non dirmelo. Dai, cerco di far veloce per scoprire il mistero. Abbiamo un altro qua, buon Giovanni. Ok, vado a prendere la cliente. Un tavolo per quattro. Prendo le vostre ordinazioni. Prendono un secondo. Un altro. Sento i campanellini che impazziscono. Impazziscono, stanno impazzendo. Per un gruppo di quattro persone? Se ne vanno! Sì, ma come faccio io? Non so neanche che tavolo. Mi aveva detto per due o per quattro. Oh signore, scusate ragazzi. Ecco qua. Arrivo. Andiamo così. Mettiamo a cucinare l'ultimo. Controlliamo in cucina se è tutto a posto. Spazzatura la buttiamo via. Sì, a posto. Oh signore. Con questo ci siamo.
Mi aspetto alla cassa. Il capo non si vede oggi. Dove si è nascosto? Dietro la tenda? Vabbè, allora i soldi me li becco io. Quando parlo di soldi arriva subito. Bene, non so se ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta? Io lascio il lavoro. Pardon? Voglio dire, me ne vado. Non mi avevi detto all'inizio che questo era un posto provvisorio per qualcun altro? So che dovevo dirtelo 2 settimane d'anticipo, ma ultimamente ti vedo molto stressato con me. E quindi ho deciso di... Sicuramente vuoi qualcuno di più qualificato di me, vero? Beh, la posizione è ancora aperta se la vuoi. Mi sembravi molto disperato quando volevi lavorare qui. Esatto, e adesso non devi più preoccuparti di me. Ti è piaciuto almeno il cibo? Eh? Gli avanzi. Ah sì, li rimetterò a scaldare stanotte, anche se devo dire che sono un po' amari. Sì. Vabbè, buonanotte, Rodi. Anche tu, capo? Non so, mi dà gli avanzi, come i cani. Questo dovrebbe essere abbastanza. Ora la chiamo, ora rispondi, tesoro, però. Ho i soldi per portare la cenetta fuori. Sono così felice, finalmente. Ehi, Manon! Ehi, Manon, lo so che dovevamo prenderci una pausa, ma credo che potremmo andare a mangiare fuori cenetta romantica assieme, che ne dici? La scelta è tua, volevo soltanto chiederti scusa e... La mia chiamata non si può connettere. Chiama di nuovo, addio. Non riesco a chiamare la mia ragazza ma da giorni ormai. Non mi piace. Ehi, Manon, ho cercato di chiamarti prima, però non rispondi al telefono. Volevo chiederti se volevi andare a cena. Sì, in modo totalmente casuale, ma volevo dirti che avevo i soldi e quindi non è un problema per me e... Non possono connettermi alla mia ragazza. Oh! Manon, ehi! Voglio mangiare con te, mangiare qualsiasi cosa! Voglio andare a cena con te se ti va bene! Non posso connettermi! Senti, dimentica della cena. Vorrei solo sentire la tua voce. Non rispondi il telefono da una settimana e io... Devo sapere se sei ancora lì. La mia ragazza è sparita. Addio. Addio cosa? È finito qui? Aspetta, ci sono più finali. Ci sono più finali. Abbiamo triggerato un nuovo evento. Adesso sono al telefono, qua appena arrivato a casa. Prendiamolo. Ciao Manon, sei per caso tu? Pardon? Oh Vince, mi dispiace tanto, pensavo che... niente, come va? Sei libero stanotte? Sto organizzando un party a casa mia stasera e volevo sapere se volevi venire anche tu. Ah, ecco cosa intendevi, ecco io... Aspetta, mi stai invitando? È un sì o un no? Io credo che dovremmo dire sì. Sì. Va bene. Ma certo, vengo. Ma volevo soltanto chiederti di... Vieni qui entro i prossimi 5 minuti. Ok. Vabbè, glielo chiederò di persona allora. A sto punto salviamo che adesso facciamo un sacco di finali. Non so, mi sento come un topo in trappola. Forse dovrei evitare dirgli che ho avuto un incidente o cose del genere. Ah, bene. Ce l'hai fatta allora. Ah, ciao! Sì, eccomi qui, in carne, e sono molto felice! Non vorrei essere in nessunissimo altro posto della Terra in questo momento! Non devi far finta di essere così contento, dai, entra! Va bene, chiedo scusa per l'intrusione! Qua siamo in Francia, eh! Wow, questo posto, devo dire, diciamo che hai proprio uno strano gusto per gli interni, eh! Aspetta un secondo! Ma avevi detto che questa era un party, no? Lo è. E allora perché sono l'unico ospite qui? Ospite? Sì, dovevo essere il tuo ospite, giusto? No, no, cercavo invece una sorta di maggiordomo che li tenesse a bada quando arrivano i veri ospiti. Aspetta, quindi mi hai chiamato qui a lavorare? I piatti sono in cucina. Corri a prenderli e poi offrili agli ospiti. Ehi, aspetta un secondo, io lavorerò pure per te, ma non sono il tuo cagnolino dal guinzaglio. E poi ero qui per chiederti... Oh no, sono già arrivati. Devono essere loro. Stavi dicendo qualcosa? Va bene. Oh cavolo, ma questo capo, ma cos'è? Devo andare per di qua? Cos'è sta roba? Un quadro di Francisco Goya. San Francesco Borgia che aiuta un impenitente. Ah, Saturno che mangia suo figlio, uno dei più bei quadri di Goya. Ci sono un sacco di premi di culinaria eccellenza qui.
Va bene, andiamo in cucina e... quindi prendiamo la tartare di Christian Dior. Prendiamo la crostata di Christian Dior. Ah, oh, sono già arrivati. Salve. Qualcuno vuole qualcosa? Questo ragazzo mi guarda da un po'. Perché è così familiare? Potrebbe essere... no, no, non è possibile. Chi potrebbe essere? Non lo so. Amici del passato? Perché tutti mi guardano così? Forse vogliono un piatto più buono di questo? Tu invece? Sì, mi piace questo. Oh, bene. Quindi tu chi saresti? Il migliore amico di Vines. Ok, è stata una bugia, scusa. Sei veramente bravo a raccontar frottole. Comunque, chiunque tu sia, o Vince era davvero ispirato o gli stavi simpatico. Usualmente non invita nessuno dal tuo livello. Il mio livello? Che cosa intendi con... mi hanno già mandato via. Ok, tutti così gentili qua. Controlliamo ancora intorno... aspetta, ma qua c'è un'altra sala? Vince potrebbe controllarmi se ci metto troppo con il cibo. Meglio prima finire i lavori. Questo è un coltello da cuoco. Va bene, dai, dobbiamo sbrigarci. Allora devo dare il giusto piatto alle giuste persone. Poniamo questo. Prendiamo quello al cheese. Ah, una pianta di limone. A Vince le ama. Certo, limoni, ovvio. Ossessionato. Allora, lei gradisce il formaggio? Sì, lo prende, perfetto. Quindi, come hai incontrato Vince? Attraverso lavoro. Quindi cucini qui? Non esattamente. Ah, quindi un cameriere. Possiamo dire di sì? E quindi lui ti ha convinto qui a portare gli snack. Ma ti paga? Non gliel'ho chiesto. Oh cielo, ma nemmeno ti paga. Aspetta, e tu dove l'hai conosciuto? Oh, attraverso l'università. È andato davvero a scuola? E com'era? Non molto differente. Molto silenzioso, ma non così cattivello. Cosa intendi con cattivello? Non ti stai facendo un po' troppe domande? Come pensi che Vincent si sentirebbe se fai queste domande in giro? Ok. Ok, prendiamo l'ultimo cibo dei cibi dei cibi. Ok, uova in salamoia. Ho una fame che manco Saturno che mangia suo figlio. Ok, mi continua a guardare. No, aspetta, c'è un altro ragazzo qui. Oh, cos'è questo piatto? Qual è la cosa che ti piace di più del lavoro da chef? Ad essere onesti, il cibo è buono, ma non sembra così genuino. Non è fatto per gli altri, lo sai? E uno chef non dovrebbe fare il cibo per gli altri? Ha un po' di senso? Nemmeno un po'. Non è questo che lo rende il più grande? Cioè, fare del cibo insaporito di melma? Vabbè, lascia stare. La tua voce è molto alta, ad ogni modo. Lo sai che lo chef può sentirti, vero? Aspetta! Rody, sei tu? Chi ha parlato? C'è un ragazzo qui che sta parlando con me. Aspetta, ma sei tu? Sono io, Richard, della classe! Econ, ti ricordi? Ah, sì, il college. La mia testa, sì. Non ti vedo da un po'. Quindi hai cambiato classe? Beh, io... me ne sono andato. Oh sì, l'avevamo capito. Tutta la classe sapeva che non saresti resistito lì a lungo. E i tuoi poveri genitori, che non avevano soldi, come l'hanno presa? Devono essere stati davvero... delusi. Però è bello rivederti. Voglio davvero capire come cavolo sei riuscito a lavorare per Chef Carboneu. Ti sei inginocchiato davanti a lui, l'hai pregato? Devo andare in bagno. Pardon? Devo andare in bagno? È davvero tanto, proprio ora. Potevi soltanto dire il bagno. Ok, perché ho detto devo pisciare in realtà. E io ho cercato di essere... sono io più professionale del tizio che lavora in questo locale. Ok, adesso andiamo davvero in bagno. Possiamo controllare le varie stanze. Qui cosa c'è? Credo che sia il bagno. Ok, è tutto chiuso. Beh, andiamo in bagno. No, in realtà non dovevo andare in bagno. Ha pure una jacuzzi, però è tutto orribile. Non ha il senso del gusto. Un vaso appassito. Una rosa appassita, eh? Questo è invece lo studio. È il suo studio, cavolo. E c'è...
Qua ci sono dei fogli che parlano di come lavorare al ristorante. Ma non si capisce, scrive peggio di un medico. C'è qualcuno lì fuori! Salve! Ho guardato la finestra e non c'è più ora. Ok. Ok, è strano, mi sento osservato. Controlliamo nella cassettiera di Vince. Ho trovato la chiave del freezer. Ok. Stai cercando qualcosa in particolare? Sì, stavo... facendo un sonnellino. Nella mia stanza. Già. Nel mio letto. Sì? Potevi andare a casa se volevi, eh? Senti, davvero i particolari devono essere così importanti? Credo di no. Non devi più servire gli ospiti, dai, andiamo. Ok, era una scusa strana, ma se l'è bevuta. Dopotutto ero in stanza da letto e avevo già servito gli ospiti. Un sonnellino ci stava. Uno specchio. Un sacco di premi culinari. E qui fuori non c'è più quella strana figura. Ok, non mi piace. Possiamo andare? Goya, no, France. È pieno di carne squartata però. Non mi piace tanto sta cosa. Ok, grazie mille allora. Dove sono andati tutti? Il party è finito. Davvero? Così presto? È arrivato qualcosa. Va tutto bene? Vince? Meglio che tu vada a casa. Hai del lavoro da fare domani. Giusto, è il mio ultimo giorno di lavoro. Beh, grazie per il party, credo. Buonanotte, Vince. Notte, Rody. Però la chiave del freezer, e sapevamo che nel freezer è successo qualcosa, dei rumori infestanti. E di nuovo l'incubo della forchetta, adesso continua. Quindi secondo me c'entra qualcosa sta forchetta. Lui non è tanto buono. Forse è un cannibale. Forse è un dannato cannibale. Ah, ragazzi, sapete che adesso ho equipaggiato dei pattini? Sì, perché si potevano comprare degli oggetti. Quindi posso usare i pattini oppure altre cose. Ad esempio... Beh, vi mostro come sono i pattini. Praticamente dovevi cliccare in un giornale e ti dava delle cose da comprare. Un tavolo per due. Prego, prego. Ormai sono velocissimo. Guardate che veloci raptor che sono. Sono assurdo con i miei pattini. Prendiamo. Sì. Prendiamo quello che volete. Sì. Arrivo subito. Devo andare a controllare una cosa. Andiamo dentro. Sei sicuro? Sì. Andiamo a vedere. Cosa c'è nel freezer? Ok, carne. Aspetta. Oh cielo. Aspetta, ma quella è la mia ragazza. Era lei! Menon? Sei stato tu! Aspetta! Mi ha legato come un salame! Melma! Oh cielo! Mi ha messo! Cerco di uscire. Le corde sono troppo strette, non riesco a romperle. Proviamo di nuovo. C'è una sega circolare, ma non riesco a raggiungerla con le mie mani. Dovrei urlare. Oh, Melma, non c'è niente che riesca a fare, non posso... Non ho niente con cui bruciarla o tagliarla. Cavolo, dovevo comprarmi degli acciarini. C'erano. Non li ho presi però. Allontanati da me. Non avvicinarti. Smettila. Calmati. Non devi far nulla di tutto ciò. Puoi fermarti. Finirai allo stesso modo. Non importa quello che farai. Cosa intendi? A dire il vero, la sai una cosa? Beh, forse se sarai abbastanza veloce, ti lascerò uscire. Diavoli, ti darò almeno 15 secondi. Davvero? Lo farai per me? Davvero? Certo. Dai, corri. 15 secondi! Oh, Melma! 10, 9, 8, 20, ti prego. 7, 6, 5, 4, ce l'ho fatta! Non riesci a sbrigarti nemmeno quando c'è la tua vita in palio, eh? Che delusione. Avevo fatto un dialogo con lui per ottenere questo finale dove diceva tipo sembrava geloso. Non so, sembrava tipo geloso che io avessi una ragazza e lui no. Non so, una cosa strana. Ragazzi, mi sa che questa volta devo comprare l'accendino. Gli accendini Black Cat Strike Matches ti aiutano in ogni situazione. Li compro.
Ok, questa volta ho comprato l'accendino. Dovremmo farcela. Sì, posso usare l'accendino. Let's go. Vai. Devo uscire di qui. Devo uscire, cacchio. Ho trovato della farina, la prendo. Prendo la farina. Metto la farina sul mobiletto. Ok. Ah, un controllo industriale? L'ho accesa. E posso tagliare la carne fino all'osso. Ho le ossa di animale. Va bene. Ok. Le devo mettere lì? Sì. Le devo mettere dentro praticamente il sistema di ventilazione. Ora devo aprire. Devo trovare un modo per uscire. Oh, ok. Ho trovato una porta fuori e ho rotto la finestra e ho sbloccato la porta. Se ne sono andati tutti. Oh, melma. Oh, melma. Oh, melma, melma, melma. Oh, melma, melma. Un piatto morto. Era una bistecca grigliata. Ehi, ne possiamo parlare? Aspetta, non avvicinarti. Oh, fermo. Fermo. Mi ha morso. Mi ha morso via l'orecchio. Mi ha morso via l'orecchio. Tu. È un cannibale. Io non so che cosa dire. Come potevi fare il cibo attraverso quindi tutto ciò che hai cucinato? Ma non ti senti? Non servirei mai uno come te nella mia cucina. Perché lei? Perché? Perché l'hai fatto? Che ragioni avevi di fargli del male? Beh, il piano non era che ero io quello che doveva mangiarla. E quindi chi diavolo avrebbe dovuto mangiarla allora? Che cosa ti ha fatto lei? Perché l'hai uccisa? Perché tu, beh, dovevi godertela. Cosa? Il piatto era per te. Ma tu hai rifiutato di mangiarlo e quindi l'hai buttato via. È stato... veramente snervante per me. Ma aspetta, Vince, ma tu sei pazzo, sei malato nel cervello. E a parte questo, non mi hai mai detto qual era il tuo cibo preferito. Ma perché me? Perché il mio orecchio? Ah, non sentirti lusingato. Sarebbe stato servito meglio cotto. Ma perché mangi le persone? Quindi tu mangi le persone? No, io odio mangiare. Non importa quale sia l'ingrediente o la ricetta, tutto ha lo stesso gusto. Sa da niente e mi fa schifo. Ma è un pazzo, è veramente pazzo allora. Ma con te forse. No, no, bro. Bro. Mi ha preso. No, l'ho spinto via. Da quanto tempo la conosci? Non hai risposto alla mia domanda. Ormai ci siamo, devi rispondere. Non c'è molto altro da nascondere ormai. Non è durato molto, non è stato un lungo regalo. È durato poco, poco prima che chiedessi il tuo lavoro. Mostrava un po' di interesse verso di me. Ecco perché non rispondeva al telefono. Ma con una tipa come lei me lo aspettavo. E quindi poi quando mi hai raccontato la tua storia, di quanto lei ti piacesse, e piangendo su di lei, è scattato qualcosa. Più particolarmente quando mi hai mostrato tutta quella disperazione e il sacrificio per questa ragazza. Ed è lì che ho realizzato. Hai realizzato che era parte della ricetta che stavi cercando. Tu non hai voluto nemmeno provarla. Ma lei era veramente felice in quella foto con te. Quella foto nell'ufficio. Come potevi fregartene? Tu non ti importava niente di lei? No. Quindi è stato uno stupido gioco? Nemmeno l'amavi? Ma tu l'amavi? Tu l'amavi davvero tanto. E lei non parlava nemmeno di te. L'amavi e l'ami ancora. Con nessuna possibilità che lei ti amasse indietro. Non dire così, non dire! E io ero ispirato. Mi è stato detto che non cucinavo con amore. Che non avevo sentimento e insomma fa tutto schifo e senza gusto. Nel mondo culinario. Io sono uno chef professionista, non un genitore che fa il cibo per i suoi figli. Ma ho iniziato a capire cosa intendevano quando tu sei entrato nel ristorante. Oh Melma! Se scappa! No, allontanati! Aspetta, ma quel piatto? Ma santo cielo, ti comporti così con tutti i tuoi impiegati? Ed è questo il motivo per cui hai pochi dipendenti come dice il giornale? Cosa? Quel cuoco, quel ragazzo che è sparito per un giorno! Ah, cielo, lui è stato soltanto licenziato! E perché non hai potuto licenziare pure me? Perché non te ne sei andato? Per lei! Ho fatto tutto per lei! Per la mia ragazza! Lo sapevi bene tu! Va bene, come potrei dimenticare? Ne parlavi in continuazione. Non mi stupisco che ti abbia lasciato. Sei veramente estenuante. Sta zitto! Grazie al cielo non ho mangiato mai del tuo cibo. Il tuo cibo mi fa schifo. Io non posso crederci che mi hai dato quella roba. Io non posso crederci che volevi darmi lei come cibo. Beh, tutto il cibo che mi davi non mi è mai piaciuto. Quindi non l'hai mangiato? Sì, è tutto nel frigo. Esatto. Non ho bisogno di provarli per capire che non sono cibo vero. Mi hai sempre fatto perdere l'appetito.
E ora ha capito il perché. Ah, si è arrabbiato, ora mi vuole ammazzare. No, ora è arrabbiatissimo. Oh cacchio. E mo? Lo spingo di nuovo. Quindi ti sei pentito? Perché dovrei? E sei tu che hai chiesto il lavoro. Ma tu sei marcio, nel cervello. Se fino ad ora nulla ti è piaciuto del cibo, cosa ti fa pensare che io sia diverso? Probabilmente tu stai facendo tutto questo perché vuoi risentire il gusto. Quindi se io ho il gusto come gli altri, che cosa farai? Ne cercherai altri? L'avresti comunque uccisa? Avresti ucciso me senza ragione. Saresti davvero pronto a convivere con tutto questo? Se questa è la tua idea di renderti felice, io non credo che tu sarai mai sazio. Come Saturno che mangia suo figlio. Non saresti mai sazio. Ecco il quadro. Oh Melma. Si continua ad avvicinare. Mi sa che mi ammazza. No, me ne vado. Nel suo ufficio. Ho trovato una bottiglia rotta. Una bottiglia di vino rotta. Let's go. Tiraglielo. Ok. Mamma mia, l'ho dovuto ammazzare. Aiuto. Sono due. Ho una chiave del ristorante. Siamo due? Chi è l'altro? È il mio. Ho trovato dell'olio da cucina. Perché siamo due? Me lo cucino io? Non ci credo. Ah no, gli do fuoco. Pensavo che me lo dovessi cucinare. Ora sono impazzito. Lui che mi guarda mezzo morto è ancora vivo. Con... Oh no, la vendetta va servita calda. Porca trota. Stai scherzando? Meglio che vada a prendere qualcosa a mangiare. Questa storia mi ha lasciato l'amaro in bocca. Ma che cacchio? Cioè, ma che movente di Melma. Ma che movente strano. Cioè, ma questo era proprio... È follia pura. Una storia è follia pura. È uno chef uscito pazzo questo. Io mi immagino se qualche chef magari si è schizzato male e abbia dato davvero qualcosa di strano da mangiare ai clienti senza dirglielo. Perché lui, capito, diventano così fieri di se stessi che dicono ma la gente non sa il vero gusto. E ti inficcano degli cacca di toro dentro perché è gourmet. Io non credo di poter continuare così in questo modo con te. Cosa? È... troppo! È tutto sbagliato! Io non capisco, noi eravamo... Andavamo bene, che cosa è successo? No, non è successo niente, Rodi. Ma dammi un po' di tempo, troverò un lavoro! Riuscirò a fare abbastanza soldi e ti porterò in un posto bello, te lo prometto! E mi ero anche impegnato. Rodi... È l'appartamento? Va bene, troverò un appartamento! Rodi! Menon! Non è l'appartamento o i nostri incontri, eh? È che non riesco a vederti così, soffrire e a cercare soldi, a naspare per trovare lavoro. Tutto questo per rendere me felice. È una cosa esaustiva da guardare. Tu non sei pronto per una relazione. Ti stai uccidendo per me. E tu non dovresti spendere soldi per una cosa che non ti serve. No, cioè, bra, io... Lo sai davvero bene. Ti amo ancora, davvero. Sì, però ci provi con l'altro. Ma finché non sarai pronto a prenderti cura di te... Ci farai soltanto del male, ad entrambi. E io... È lei. Era il fantasma! È la stessa persona che mi guardava dalla finestra. Forse lei cercava di dirmelo. Ci vediamo, Rodi. No. Ecco com'è andata. Io impazzisco male. Porca vacca. Finito? Finale 3. Meglio servito caldo. Whisky lemon cake. Alla carne umana. Ce la ficcava pure lì, probabilmente. Mannaggia. Però c'è un altro finale. Questo è l'ultimo finale. Praticamente qui, per questo finale, non devi fare niente. Devi lasciarti uccidere. Forse ne possiamo parlare. Perché non ti avvicini? Allora, tu non devi premere niente e farti ammazzare. E quindi... Oh, mi ammazza lui. Perfetto. Tristezza e mi trascina a cucinarmi con mia moglie. Bello. E la sega per tagliare a pezzettini e cercherà. Spero di essere stato buono. Spero di aver avuto almeno un gusto. Con un po' di limone tutto prende più gusto, no? Bello questo rumore di seghe nella testa. Ma cos'è da sto gioco? Ok, vabbè, basta. Basta. C'è una brutta Oh, cacca. Oh, bello. Ah, carne al vapore. Che buona.
Io vi ringrazio però per la visione di questa serie, di questo video. Spero vi sia piaciuta. Fatemi sapere le vostre opinioni, le vostre teorie. Anche non ho capito perché potevo sempre guardare la finestra quando non vedevo praticamente quasi mai niente. Forse c'era il fantasma della mia ragazza che cercava di avvertirmi, perché nel primo finale sembrava che parlasse con me. E boh, strano. Un gioco strano, però una bella meccanica, quella del ristorante. Mi ha divertito, era abbastanza divertente, dai. Quindi, che storia. Veramente, non so che dire, se non che storia.